Ieri è uscita su Netflix la quarta ed ultima stagione di The Umbrella Academy. Dopo 6 anni e 36 episodi, le storie di questi eroi da strapazzo che hanno evitato l'apocalisse per ben 4 volte si concludono definitivamente, con un finale che per quanto mi riguarda è anche abbastanza coraggioso e inaspettato. Ma di questo ne ho parlato nella recensione senza e con spoiler uscita ieri, vi lascio il link nelle schede e in descrizione. Ovviamente, essendo questo un video spiegazione del finale della serie, ci saranno praticamente solo spoiler, quindi se non avete visto questi nuovi 6 episodi di The Umbrella Academy, uscite dal video e tornate solamente dopo averla vista se avete bisogno di una delucidazione su ciò che accade. Tra l'altro questo è un format che non porto da tantissimo tempo sul canale, l'ultimo video finale spiegato era quello su Miss Marvel di Disney+. Fatemi quindi sapere con un commento se volete che questo format continui anche dopo The Umbrella Academy. Con altre serie, ma anche film, chi lo sa. Prima di iniziare con la spiegazione dettagliata e l'analisi del finale di The Umbrella Academy stagione 4, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X, c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt, dove trovate tantissimi design, non solo per t-shirt, ma anche per calze, poster, tazze, zaini, chi più ne ha più ne metta, c'è davvero tantissima roba, e con il codice ILPENSIERO4 al momento del pagamento, potrete scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste saranno regalate dal sito e dal mio codice. Ma adesso iniziamo! Dopo la terza stagione, i ragazzi della ex Umbrella Academy si ritrovano in una nuova linea temporale in cui non hanno poteri, e Hargreaves, accompagnato dalla moglie Abigail, non più morta, controllano varie cose in questo mondo. Cosa accadrà adesso che l'Umbrella Academy non esiste e i ragazzi non hanno più i poteri? Semplicemente un time skip di 6 anni. Infatti, dopo il riassunto di ciò che accade nella terza stagione, ci catapultiamo quindi nelle vite ormai normali di questi ragazzi 6 anni dopo. Luther adesso è uno spogliarellista che si traveste da astronauta, Diego un corriere sposato con Laila e con 3 figli, Allison un'attrice di pubblicità e di televisione, Klaus semplicemente un paranoico ipocondriaco che vive con Allison e la figlia, 5 invece lavora per la CIA, Ben è in galera per frode con criptovalute e Victor, beh, è un playboy. Basta. Qui Ben è anche l'artefice del ritorno dei poteri nella serie, con la Durango. Ora lui è molto più centrale nella trama perché è legato a Jennifer, un nuovo personaggio che sembra essere una delle sorelle, con un potere ancora latente, simile a Victor nella prima stagione. La storia si svolge in questa dimensione alternativa, creata alla fine della terza stagione, dove l'Umbrella Academy non esiste e i ragazzi appunto non hanno poteri, almeno fino a quando appunto Ben non li fa ritornare. Ricordiamo che la linea temporale originale è stata distrutta da Vania e ora ci troviamo in una realtà completamente diversa, o meglio, è dai tempi della prima stagione che continuiamo a ritrovarci in realtà completamente diverse. In questa nuova dimensione anche Ben non è lo stesso, poiché come sappiamo il Ben originale è morto nel 2006, nell'ottobre di quell'anno. Finalmente scopriamo anche come in questa stagione. Reginald Hargreaves ha ucciso Ben e la vera Jennifer di quella linea temporale, cancellando poi il ricordo dei ragazzi che hanno visto i colpi di pistola. In realtà all'interno dei 6 episodi non è che venga proprio spiegato benissimo perché ci sia questo enorme collegamento e legame tra Ben e Jennifer. Come ho già detto, lei in teoria dovrebbe avere anche i poteri, solo che non li ha ancora sfruttati. Nell'altro universo, in quello principale, è stata anche trovata all'interno di un calamaro gigante. E appunto, toccando Ben, accade quel che accade, la catarsi e tutte le robe che abbiamo visto in questa serie. Ma non c'è una vera e propria spiegazione del motivo di questo collegamento. Quindi, come ho fatto anche nella parte spoiler della recensione nell'altro video, cerchiamo di dare una spiegazione noi. Il fatto che questa spiegazione manchi nella serie non è di certo un punto a favore, però potremmo ipotizzare che Jennifer sia nata sì lo stesso giorno degli altri 42 bambini con i poteri, tra cui la Umbrella Academy, la Sparrow Academy e anche Laila, ma che Jennifer potrebbe essere nata dalla stessa madre di Ben, quindi forse loro potrebbero essere fratelli di sangue, tra virgolette. E potremmo anche quindi pensare che la catarsi e tutto ciò che accade in questa stagione è una metafora un po' del rapporto incestuoso tra i due. Ma forse sto andando un po' troppo oltre ciò che la serie vuole raccontare. Comunque l'obiettivo di Hargreaves in ogni universo è sempre lo stesso, salvare la Terra e riportare in vita sua moglie Abigail, morta sul loro pianeta natale. Per questo motivo ha fatto nascere i 43 ragazzi con poteri e ha creato l'Umbrella Academy, per cercare di salvare il mondo a costo anche di ucciderli, come stava accadendo a fine terza stagione. Tuttavia l'incontro tra Ben e Jennifer compromette questo piano di salvezza, spingendo Hargreaves a uccidere entrambi i ragazzi. Il destino però sembra ineluttabile. Anche nella nuova linea temporale, Ben e Jennifer si incontrano di nuovo, dando inizio così alla catarsi,
cosa che Jin e Jin, i due antagonisti principali della stagione, tanto temono. Jin e Jin, complottisti con una setta, affermano di aver ricordi e prove fisiche di altre linee temporali parallele. Le loro teorie non sono del tutto infondate. Le linee temporali si stanno rompendo e fondendo tra loro. Tornando alla Catarsi, un mostro nato dall'unione fisica tra Ben e Jennifer rischia di frantumare l'intero pianeta. Il destino sembra decretare la distruzione della Terra, nonostante gli sforzi dell'Umbrella Academy. L'apocalisse sembra inevitabile, ma siamo sicuri che la Terra sia destinata alla morte? Proprio sicuri? Nell'ultimo episodio sia Hargreaves che 5 scoprono la verità. Abigail Hargreaves, riportata in vita in questa linea temporale, rivela al marito, prima di essere divorati dalla Catarsi, che l'errore principale che ha portato all'apocalisse in ogni linea temporale è stato proprio di Reginald. Se lui non avesse cercato di salvare la Terra intromettendosi, questo non sarebbe mai morto. Non era proprio scritto nel destino, almeno in tempi così brevi. Reginald doveva semplicemente farsi i fatti suoi. Dall'altra parte, 5, dopo una rissa con Diego, salta di nuovo nella metropolitana e finisce in un pub gestito da sue versioni temporali differenti. Qui scopre, grazie a una sua versione alternativa con cui si siede al tavolo, che l'apocalisse in questo caso è veramente inevitabile, perché la Terra sarebbe stata salva solo se Hargreaves non si fosse intromesso. L'Umbrella Academy e i poteri sulla Terra non dovevano esistere, assieme a tutte le altre linee temporali che si sono andate a formare negli anni, eccetto una, quella che non vediamo dalla prima stagione e che è stata distrutta da Victor ai tempi Vania. A fine serie, i sette ragazzi accettano il loro vero destino, ovvero quello di non esistere. Dopo aver messo in salvo le loro famiglie nella linea temporale principale, si mettono in cerchio all'interno dell'edificio in cui sono cresciuti, anche se in una realtà alternativa. E dopo alcuni scambi di battute tra fratelli, quindi con una fusione tra amore e odio, l'intera Umbrella Academy viene ricoperta dalla Catarsi, così come l'intero pianeta, accettando la morte per salvare tutto e tutti. La serie si conclude con la linea temporale principale luminosa e realistica, persone che si divertono al parco, tra cui la famiglia di Lila e Diego e la figlia di Allison. La voce narrante rivela che, nella 12ª ora dell'8° giorno di agosto del 2024, non successe assolutamente nulla di insolito o di straordinario. Questo perché è tornato tutto alle origini, come sarebbe dovuto essere fin dall'inizio. Nessun'altra linea temporale, nessun potere e nessun alieno in cerca di salvezza per il pianeta Terra. Sì, l'Umbrella Academy a fine serie muore, o meglio, non è mai esistita, che è anche peggio, e nessuno ne ha memoria. Ma l'universo sembra in parte ricordarsi di loro. Nella piccola scena dopo i titoli di coda, sotto un albero, nel parco, crescono 8 fiori gialli, uno per ogni membro dell'Academy. Luther, Diego, Allison, Klaus, 5, Ben, Victor e Lila. Le loro vite, i loro sacrifici, tutto è stato dimenticato. Ma la loro essenza persiste nel cuore dell'universo, un eco lontano di un gruppo di eroi che ha dato tutto per salvare un mondo che non li ricorderà mai. È esattamente per questo che dico che il finale di Umbrella Academy è veramente coraggioso e non me lo sarei mai aspettato, soprattutto dopo il finale della terza stagione e dell'inizio di questa quarta, che ristabilisce un po' troppo velocemente lo status quo con i poteri e i ragazzi di nuovo in gioco. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se questo finale vi è piaciuto, a me veramente tanto, e ha ribaltato il mio giudizio positivo, ma di questo ne ho parlato comunque nella recensione senza e con spoiler che è uscita ieri. Vi ricordo che il link lo trovate nella descrizione e nelle schede. Fatemi sapere con un commento qui sotto se vi interessa che continui questo format del finale spiegato in modo così narrativo, diciamo. E niente, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X. C'è anche il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!